Con coach Michele Carrea, Michele, insomma, non è stato facile, la posta in palio era alta contro un avversario che è arrivato qui giustamente per fare una partita tosta e si è decisa forse sugli episodi questo scontro al vertice del girone B. Sì, io penso che adesso, soprattutto certe partite contro avversari che hanno dimostrato in un percorso non più di 2-3 partite, ma di 13 partite, di avere continuità, di avere qualità, di saper giocare, di saper stare insieme nei momenti difficili, è molto dura. Oggi sapevamo che sarebbe stata molto dura, mi aspettavo una partita di questa qualità tecnica nei primi due quarti, di questa intensità fisica nel terzo e nel quarto. Penso che ci siamo stati dentro, penso che non è scontato per una squadra che ha il merito, barra demerito, di non aver giocato tanti finali punto a punto in casa, essere rimasti compatti in un finale punto a punto, aver trovato protagonisti magari diversi da quelli che altre volte ci hanno sostenuto e credo che, considerata la percentuale a tre punti e ai tiri liberi di oggi, avere i due punti sia segno di una squadra che è diventata solida. Serviva, l'abbiamo scritto in settimana, una risposta forse anche a se stessi dopo la brutta prestazione di Ruvo. E i tiri liberi stasera ci hanno fatto un po' penare, però tra i protagonisti non possiamo non menzionare Mauro Zacchigna, che ha dato energia fisica su Pazin, ha giocato da senior stasera, Mauro. Beh, insomma, non è mai bello che un allenatore parli dei singoli, ma la partita di Mauro oggi è una partita di altissimo livello tecnico, emotivo, in cui il suo contributo è stato dato in tutte le fasi del gioco, quindi da giocatore completo. Per quanto riguarda, è sempre difficile venire da una sconfitta, soprattutto una sconfitta in una partita che poteva valere il primo posto, alla quale avevamo dato anche un buon peso emotivo. Io penso che le sconfitte abbiano tante storie diverse. Quella è una sconfitta in cui sicuramente noi abbiamo faticato a trovare il giusto ritmo, la giusta dimensione di gara, però anche una sconfitta in un campo dove fino ad oggi non ha vinto nessuno e contro una squadra che ha tirato con percentuali irreali. Quindi io penso che la nostra capacità di resettare e presentarsi qua con lo giusto spirito combattivo sia segno che questo gruppo vuole provare ad arrivare ad essere il più competitivo possibile e il più a lungo possibile. Come con Ruvo è arrivata la reazione oggi? Si è vista, perché ripeto, non era assolutamente semplice contro un avversario di qualità e che stasera ha fatto secondo me un'ottima prestazione. E c'è da dare continuità. Mercoledì è già tempo di palla 2 con Lumezzane. Sono quelle partite da veramente affrontare come tutte, ma soprattutto quelle a distanza di due giorni, di tre giorni, con grandissima attenzione. Ma esiste questa difficoltà in questa stagione, l'abbiamo provata a studiare e prevenire anche quest'estate, la difficoltà di una stagione con un numero di partite infinitamente superiore a quello che mediamente i gruppi sono abituati a sostenere. Abbiamo provato a prevederla ipotizzando un roster mediamente profondo, un roster in cui i giovani non venissero a sventolare l'asciugamano ma venissero a giocare minuti e dare il loro contributo. Sicuramente serviranno risorse, servirà spalmare il minutaggio, servirà recuperare focus, però questa è una cosa che abbiamo già fatto, perché appunto non è il primo e non sarà l'ultimo, e speriamo di farla con la stessa qualità con cui l'abbiamo fatta in passato. Grazie coach, complimenti per la vittoria e ci vediamo mercoledì. Grazie a voi, a mercoledì.